il gioco della calamita. Ho finito! Davvero? Vediamo un po'. Sono io sull'altalena insieme a Clementine. Io però vado più in alto. È un bellissimo disegno. Attacchiamolo sul frigorifero, così lo vedranno tutti. Mettici sopra una calamita per tenerlo. Va bene. Grazie, mamma. Ecco, tieni. Si è attaccata. Eccone un'altra. Oh, che meraviglia! Lo sai che le calamite si attaccano a tantissime cose? Davvero? Caillou vuole vedere a cos'altro si attacca la calamita. Ehi, Rosie! Queste sono calamite! Si attaccano alle cose! Vedi come si attaccano? Guarda, sono un uomo calamita! Alla calamita piace la mia macchina! Vroom, vroom, vroom! Gilbert, vuoi anche tu una di queste calamite? Rosie calamita! Va bene, tieni, ti do la lettera R come R di Rosie. Con le calamite con me? Che stai facendo, papà? Costruisco una casetta per gli uccellini. E tu che cosa stai facendo, invece? Attacco le calamite sulle cose, ma non si attaccano sempre. Evviva! Sai perché si attaccano alla gamba dello sgabello e non alla panca da lavoro? Perché? Perché la panca è di legno, mentre le gambe dello sgabello sono di metallo. Le calamite si attaccano solo sul ferro. Infatti, l'unico modo che abbiamo per sapere se si attaccano è provarle dappertutto. Caillou ha imparato molto sulle calamite. Ma ne vuole altre per giocare. Ci sono calamite sulla stufa, sul tostapane. E sul mestolo! Vedo che abbiamo un birichino maniaco delle calamite! È divertentissimo mettere le calamite dappertutto! Attaccano anche sotto sopra! Voglio provarci anche io! Caillou! Caillou, eccoti finalmente! Mi dici perché ho trovato calamite sparse in giro per tutta la casa? Le calamite esistono per questo, per essere attaccate! Sì, ma non dappertutto! Avanti, forza, è ora di rimetterle sul frigo! Speriamo di ritrovare tutte le lettere! Così Caillou ha cercato tutte le lettere sparse per la casa e le ha staccate! Qui c'è una A!
Ne ha trovate parecchie. Però mi sembra che non ci siano tutte. Rosie alla R, R come Rosie. Adesso ho tutte quante le calamite. Ti va di aiutarmi a finire la casetta degli uccellini? Sì! Dobbiamo solo mettere questo piccolo gancetto per poterla appendere. Ops! Ah, oh! Eccolo là! Già, ma è impossibile arrivare a prenderlo con la mano là dietro. La mia calamita potrebbe tirarlo su se riuscisse ad arrivarci. Sì, giusto. Basterà legare la calamita a uno spago e il gioco è fatto. Come vedi, si può anche pescare con le calamite. Ecco fatto! Bravo! A quanto pare in famiglia abbiamo un super esperto di calamite. Caillou ha imparato tante cose sulle calamite ed ha anche potuto aiutare suo papà. Buonanotte, Caillou. Buonanotte. Ah, ne ho trovata un'altra. Rosie vuole dare la buonanotte. Notte, notte. Buonanotte, Rosie. Ah, ehi! Io sono l'uomo calamita! Lasciami stare, uomo calamita! Lasciami, ti prego! Caillou e i dinosauri. Caillou! 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 Sveglia! Mattina! Il museo! Oggi andiamo al museo dei dinosauri! Sì! Caillou si è dimenticato della gita al museo. Certo, non può andare al museo senza il suo dinosauro preferito, Rexy. Meglio tornare a casa a prenderlo. Caillou, sbrigati, siamo tutti pronti per andare. Arrivo, mamma. Pensi che vedremo la famiglia di Rexy al museo? Penso di sì. Evviva! Sì! Come mai non ci sono più i dinosauri? Nessuno lo sa con esattezza, Caillou. Rexy mio! Dai, ridammelo! Finalmente al museo! Caillou non vede l'ora di vedere i dinosauri. Andiamo, mamma, entriamo! Attento! Oh, scusi! Non è educato passare avanti. Dobbiamo aspettare il nostro turno. Va bene. Oh, non stai dimenticando qualcuno? Rexy! Sei sicuro che non vuoi lasciarlo in macchina? Così non lo perdi. No, ci starò attento, mamma. Paura, papà! Non preoccuparti, tesoro, non ti faranno del male. Che è successo alla loro pelle? Come mai sono solo ossa? Le ossa sono ciò che è rimasto dei dinosauri. Quando gli scienziati hanno trovato i resti dei dinosauri, hanno dovuto fare una specie di puzzle con le loro ossa. E solo alla fine hanno capito qual era il loro reale aspetto. Davvero? Guarda! Quello è uno scheletro di un tirannosauro Rex.
proprio come il tuo Rexy. Oh, è enorme! Oh, dinosauro come Rexy! Giusto, Rosy, proprio così! Non immaginavo che ci fossero così tanti tipi di dinosauri! Oh, guarda là, c'è un dinosauro che vola! Già, è un pterodattilo! Caillou immagina come doveva essere lo pterodattilo! Sì! Sono la mamma, il papà e il Rosy. Meglio rimanere lì, come gli aveva detto la mamma di fare in caso si fosse perso. Ciao, va tutto bene? Caillou non deve parlare con gli sconosciuti. Ma sa che parlare con il guardiano del museo è diverso. Non riesco a trovare mia mamma e mio papà. Oh. Starò seduto qui finché non torneranno a prendermi. Mi sembra proprio una buona idea. Aspetterò qui con te, d'accordo? Caillou! Mamma, sono qui! Sono contenta che non ti sei mosso. È stato facile trovarti. Spero non ti sia spaventato. No, ho chiacchierato con questa simpatica guardia. Mamma ha trovato Caillou. Sì, tesoro, come gli scienziati hanno trovato i dinosauri. Già! Sono come un dinosauro! Oh, elefante! No, quello è un mammut! Quanti peli! Avrebbe bisogno del barbiere! È un antenato dell'elefante! Oh! Vi siete divertiti? Sì! Così ora sapete com'è la famiglia di Rexy! Oh, Rexy! Mamma, non trovo Rexy! L'ho lasciato da qualche parte! Non preoccuparti, lo troveremo. Il primo posto dove cercheremo è agli oggetti smarriti. Sai, è dove la gente porta le cose ritrovate. Se qualcuno ha trovato Rexy, lo ha portato qui. Agli oggetti smarriti, Caillou spiega che sta cercando Rexy. Ma lì non c'è. Caillou e suo papà lo cercano ovunque. Possiamo ritentare agli oggetti smarriti. Guarda, papà! La guardia ha trovato Rexy! Evviva, evviva! Ciao, Caillou, come va? Questo dinosauro è tuo per caso? Sì! Grazie! Come sono contento di averti trovato! Guarda, mamma! Il mio Rexy! Che bello! È stato difficile trovarlo? No, perché Rexy è rimasto dove l'avevo lasciato, proprio come ho fatto io! Allora Rexy è un dinosauro molto intelligente! Sì, è vero, mamma! Andiamo al museo! Che cosa vuoi fare oggi, Caillou? Voglio visitare un altro museo! Bene, andiamo allora! Andiamo al museo della città! Andiamo al museo, chissà come sarà! Dipinti e opere d'arte, ecco, vieni, è da qui che si parte! Fossili e minerali, libri antichi! E orologi strani, ma come funzionavano, papà? C'è un deserto di sabbia e roccia, c'è perfino una casa di ghiaccio! Guarda qui, che cavaliere! E che armatura da indossare! Pesa molto, vero papà? Sì, Caillou, anche di più! Una mummia, che impressione! Un uomo scimmia col bastone! I vecchi aerei del passato! Ehi, c'è un meteorite! Dove l'avranno trovato? C'è tanto da scoprire! Abbiamo fatto bene a venire! È vero, papà! C'è un mondo eccezionale!
tu non ci crederai. Al museo tutto è speciale, ti piacerà, vedrai. Ti piacerà, vedrai, sì! Giochiamo agli astronauti. A Caillou piace giocare a essere qualcun altro. Magari un grande e peloso orso. Papà Orso, sei tu? Io sono Mamma Orsa. Ciao, Mamma Orsa. Andiamo a cercare qualche bacca da mangiare? Qui ci sono delle bacche. Alcune non sono buone, ma queste sì. Posso mangiarne un centinaio. Anch'io posso mangiarne un centinaio. Caillou, guarda che cos'ho. Le luci funzionano veramente, vedi? Ci sono due astronauti dentro. Perché dentro non c'è nessun astronauta, Danna? Forse le ragazze sono in un'altra navicella. Dai, forza, giochiamo a fare gli astronauti. Oh! Noi due stavamo giocando a fare gli orsi. Caillou vorrebbe giocare agli astronauti, ma sta giocando con Clementine. Ti va di giocare agli orsi con noi? Puoi fare il cucciolo. No, voglio giocare agli astronauti. Ora giocherò con Clementine e dopo giocherò con te agli astronauti, ok? Va bene. Io vado nella caverna. Aspettami, arrivo anche io, Mamma Orsa. È ora della merenda. Caillou, vieni a sederti vicino a me. No, siediti vicino a me. Caillou non sa dove sedersi. Ha un'idea. Dai, vieni a sederti in mezzo a noi. È la soluzione migliore. Caillou si siede tra i suoi amici Clementine e Xavier. Che libro volete che leggiamo oggi? Un libro che parla dell'universo, signorina. Sì, eccone uno. Questa grande palla gialla è il Sole. E questi sono i pianeti. Questo pianeta è la Terra. Siamo noi! Giusto, Xavier. La Terra è il pianeta su cui noi viviamo. Gli astronauti con le loro astronavi viaggiano fino alla Luna e su altri pianeti. Caillou vorrebbe viaggiare nello spazio e vedere tutti i pianeti. Bene, ora usciamo e giochiamo un po'. Sì, evviva! Ora possiamo di nuovo giocare agli orsi. Non posso, Clementine. Avevo detto che avrei giocato con lui agli astronauti. Puoi giocare anche tu. Abbiamo bisogno di un terzo astronauta. Ma io voglio giocare agli orsi. Io non voglio giocare agli orsi. E io non voglio giocare agli astronauti. Che
Che problema c'è, bambini? Clementine e Xavier vogliono giocare a giochi diversi. Perché non pensate a un gioco che vada bene a tutti? Sì, un gioco che possa avere gli orsi e gli astronauti insieme. Signorina Martin, ci sono orsi sugli altri pianeti? Veramente non saprei. È una buona domanda, Caillou. Forse ce ne sono su un pianeta che si trova molto lontano da qui. Che ne dite? Potremmo giocare agli astronauti che volano con la loro navicella spaziale super veloce sul pianeta degli orsi. Pianeta degli orsi? Sì, potresti essere un orso sul pianeta degli orsi e noi potremmo venire a visitarti. D'accordo. Il pianeta degli orsi inizia qui, va bene? Sì, andiamo, Caillou. Prendiamo la navicella. Siamo arrivati, esploriamo questo nuovo pianeta, astronauta Caillou. Giusto. Penso che non ci viva nessuno qui. Contento di poter giocare con i suoi amici Clementine e Xavier insieme. Caillou in biblioteca. Splash, splash. Splash, splash. Pesciolino mio. Caillou e Rosie si divertono tanto giocando con la tessera della biblioteca. No, Rosie, questo pesciolino è mio, cioè la tessera della biblioteca. Forse un giorno ne avrai una tutta tua. Oh! Tessera? Giusto, Rosie. Oggi andremo in biblioteca per la lezione di storia. Storia! Sì! Porteremo a casa dei libri, mamma. Portiamo libri. Certamente, tu e Rosie potrete prendere in prestito dei libri. Vorrei tanto dei libri sui pesci. Caillou non vede l'ora di essere in biblioteca. Va bene, andiamo, sorellina. Caillou è già stato in biblioteca e sa esattamente dove andare. Questi sono libri per bambini piccoli come te, Rosie. Apri, per favore. Mo che fanno mu. Giusto, Rosie, le mucche fanno mu. E i maialini? Sono contenta che vi divertiate a leggere i vostri libri, ma cercate di parlare più piano. Ci sono altre persone che stanno studiando. Va bene, mamma. Vado a cercare il mio libro. Caillou non vuole un libro sui gatti. Vuole un libro sui pesci. Mamma! Sì, Caillou? Non riesco a trovare nessun libro sui pesci. Ho sentito qualcuno parlare di pesci.
Beh, oggi durante la lezione parleremo proprio degli oceani e dei pesci che ci vivono. Sei qui per la lezione, forse? Sì! Bene, stiamo giusto per cominciare. Su, venite! Ciao, bambini! Il mio nome è Vanessa. Qualcuno di voi ha mai visto l'oceano? Esistono diverse creature che ci vivono. Questa è la storia di un delfino di nome Philip. I delfini sono mammiferi, però quando li vedete pensate subito che assomigliano ai pesci. Caio immaginò come doveva essere nuotare con un delfino vero. Ciao, delfino Philip! Andiamo a cercare dei pesci! Qui devono essercene tanti! Tu non sei un pesce! Sei una tartaruga! Che bello! Vi ho visti molto interessati! Vi è piaciuta la storia? Sì! Ottimo! Ci sono tanti altri bei libri qui. Spero che ognuno di voi ne scelga qualcuno per leggerlo a casa. Mamma, possiamo prendere qualche libro? Sì, certamente. Vi piacerebbe prendere questo? Ci sono tante storie di pesci. Sì, grazie, è bellissimo! Prego! Libro mio! No, Rosy, questo è il mio libro! Oh, rotto! Caio non sa che fare. Magari la bibliotecaria si sarebbe arrabbiata se avesse visto il libro strappato. Meglio nascondere il libro. Ma sa che non è la cosa giusta da fare. No, è meglio farlo vedere alla mamma. Io e Rosy l'abbiamo strappato, ma è stato un incidente. Ci dispiace, mamma. Oh, sono sicura che Vanessa capirà. Dobbiamo dirglielo. E se poi si arrabbia e non ci facesse più prendere nessun libro? Sembra così gentile. Riuscirà sicuramente ad aggiustarlo. È la cosa giusta da fare. Va bene, glielo diremo allora. Ciao! Posso aiutarvi? Io e mia sorella stavamo litigando per questo libro, signora, e purtroppo si è strappato. Ci dispiace. Sì, vedo. Potreste aiutarmi a ripararlo? Che ne dite, vi va? Certo, sì! Sì! Che bello aiutare la bibliotecaria! Avete visto? Siamo stati bravi! Bene, ora voi due promettetemi che sarete più attenti con i libri. Sì, signora! Bravo, Caillou! È tutto pronto per la vostra iscrizione. Ci sono altri libri che vorreste prendere? Tesserina, è come la mia! Splash, splash! Splash, splash! Il tesoro dei pirati. Caillou, la mamma e Rosy vanno in biblioteca. Caillou ha preso molti libri e non vede l'ora di iniziare a leggere quello sui pirati. Allora com'è andata? Vi siete divertiti in biblioteca? Ciao papà, guarda, ho preso tanti libri! Lo sai, questo racconta una storia sul tesoro dei pirati! Ehi, amico! Ehi, in guardia! Anche tu hai preso dei libri, Rosy? Libri cavalli! Papà
casa con cavalli. Mi dispiace, tesoro, ma devo finire di potare la siepe. Mamma gioca con cavalli. No, tesoro, ho molto da fare oggi. Sta arrivando la nonna, così giocherà lei con te. Nonna gioca con cavalli. Dimmi, e tu che cosa farai oggi, Caillou? Guarderò i miei libri. Ciao, Gilbert. Caillou si mette comodo ed è pronto per dare un'occhiata ai suoi libri. Guarda, Gilbert, il pirata ha come animale un pappagallo. È un uccello che può parlare. Dai, fallo anche tu. Dimenticavo, tu non sai parlare. Nella prima pagina, il pirata sta approdando con la sua nave su una piccola isola. Togliti, non riesco a vedere. Gilbert! Ora va meglio. Sei un gatto davvero dispettoso. Caillou deve trovare un altro posto per poter leggere il suo libro. Un posto dove Gilbert non lo avrebbe interrotto. La camera dei giochi sembra proprio un buon posto. Razzi cavallo! Ciao, Caillou. Ti va di venire a giocare con noi? No, sto leggendo il libro dei pirati. Va bene, cercheremo di essere silenziose. Andiamo, Rosy, andiamo a fare dei bei disegni. Rosy disegna cavallo, cavallo, cavallo. Rosy disegna! Cavallo, cavallo, oh. Rosy disegna cavallo. Non è facile cavallo. Concentrarsi con Rosy nei paraggi. Caillou! Cavallo! Oh! Vieni, Rosy, su da brava, andiamo a giocare di là. Caillou ha bisogno di silenzio e concentrazione per leggere il suo libro. Cavallo, 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 cavallo! Va bene, ho capito, andrò da un'altra parte. Se cerchi un posto un po' più tranquillo per leggere il tuo libro, perché non vai nel soggiorno? Va bene, grazie, nonna. Cavallo, 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 cavallo. La nonna ha ragione. Per leggere c'è bisogno di un posto tranquillo. E il soggiorno è un posto tranquillo. Ah, finalmente! Oh no! Neanche il soggiorno è un posto tranquillo. Mamma! Scusa, tesoro, non ti avevo visto. Stai cercando di leggere il libro sui pirati? Sì. Mi dispiace, ma devo passare l'aspirapolvere. Va bene, mamma. Troverò un altro posto per leggere. Grazie, Caillou. Meno male, Gilbert non si vede da nessuna parte. Forse Caillou ha trovato il posto giusto per leggere il suo libro. Oh, Gilbert! Non è possibile! E ora Caillou dove può mettersi tranquillo a leggere? Forse il ripostiglio è un ottimo posto. È tranquillo e nessuno lo può disturbare. Caillou immagina di essere il pirata della sua storia. Deve essere proprio quella l'isola dove c'è il tesoro. Meglio che controlli la mappa. Vediamo. Polly, non mi distrarre, per favore. Devo dare un'occhiata alla mappa. Ah! Il tesoro è nascosto proprio su quest'isola. Ha ha ha!
avendo una certa fame. Eccolo, l'ho trovato! Il vero tesoro dei pirati! Mi chiedo cosa ci sia dentro. Ah! Biscotti! Ecco qua, Polly. Allora, uno per te e uno per me. Devo dire che è un ottimo tesoro. Caillou! Caillou! Dove può essere finito? Qui dentro mi pare che non ci sia. Neanche fuori. Eccomi! Caillou! Finalmente! Caillou trovato! Stavi giocando a nascondino? No, volevo soltanto leggere il mio libro senza essere disturbato. E il mio ripostiglio è sicuramente il posto più tranquillo di tutta la casa. Caillou gioca! Certo, ho finito tutto il libro. Ah, amico, io sono un pirata! Caillou pirata! Ehi, amico! Libri. Quanti libri per me? Quanti libri per te? Anche Rosy! Quante cose puoi imparare? Quante cose puoi scoprire? Guarda e leggi con me! Io apro un libro per te! Ci sono libri pieni di sorprese, di avventure e storie fantasiose! Ci sono libri sui pirati, libri scritti o disegnati! C'è il libro sui cowboy a cavallo e ce n'è uno ancora più bello! Sui dinosauri! C'è anche un libro in cartoncino! Costruisci il tuo fortino! Puoi imparare a allacciarti le scarpe! Io ho imparato a fare facce storte! Guardami! Quanti libri per me? Quanti libri per te? Non vedo l'ora di imparare, a leggere! Anche Rosy! Caillou, narratore di favole. Caillou si sta divertendo a giocare con i suoi amici Jason e Jeffrey. Ma fanno davvero troppo rumore! Ragazzi, potete smettere di urlare in quel modo, per favore? Non possiamo! Stiamo facendo una gara di ruggiti! Signorina Martin, se andiamo fuori possiamo continuare ad urlare! Ottima idea, Caillou! Se andate fuori non disturberete nessuno! Sta piovendo! Già! Temo che per il momento non sia proprio il caso di uscire. Caillou era triste. Voleva tanto uscire. Non mi piace la pioggia. Da dove arriva tutta quell'acqua? È tantissima. Bella domanda, Jeffrey. Qualcuno sa da dove arriva l'acqua? Arriva dalle nuvole. Giusto. Ma sapete come arriva lassù? Venite, ve lo mostro. L'acqua la troviamo nel mare, nei laghi e nei fiumi e a causa del calore evapora. Ciò significa che va nell'aria e forma le nuvole. Quando le nuvole sono piene d'acqua e non ce la fanno più a trattenerla, la lasciano cadere e quindi piove. Oh! E la pioggia fa crescere l'erba nei prati. Giusto! Qualche volta la pioggia è un bene. Ma non ora che Caillou vuole giocare fuori. Vorrei tanto che smettesse di piovere. Non preoccupatevi, Super Caillou farà smettere di piovere! Papà quando usa la spugna per lavare l'auto. Strizzerò le nuvole e farò uscire tutta l'acqua.
Non piove più! Adesso potete uscire e giocare! Sì, evviva! Urrà per Caillou! Urrà per Caillou! Se la pioggia smette, possiamo uscire a giocare. Ma per ora potresti prendere un libro, no? I libri sono un ottimo modo per divertirsi nei giorni piovosi. Va bene. Guarda, io ho preso il libro di Jack e il fagiolo magico. C'è un gigante sulla copertina. Io invece ne ho scelto uno sui dinosauri. Tu che cosa vuoi leggere, Caillou? Voglio un libro sui supereroi. Ma che genere di supereroi? Un supereroe che faccia smettere subito di piovere! Temo che non ci sia un libro su questo argomento, ma potresti scriverne uno. E io potrei aiutarti. Va bene! Ora raccontami la tua storia sul supereroe, così io la potrò scrivere. Allora, c'era una volta... Tutti quanti volevano uscire, ma pioveva. E così il supereroe... Come si chiamava? Super Caillou! Davvero un bel nome. Che cosa faceva Super Caillou? Volava fino alle nuvole. È impossibile fino alle nuvole. E le nuvole erano delle grandi spugne piene d'acqua. Così lui volò su verso le nuvole. C'era anche qualcun altro lassù con lui. Sì, un gigante. E un dinosauro. Ah, sì. Un gigante e un dinosauro sulle nuvole. Poi che è successo? Allora Super Caillou voleva fermare la pioggia e... Sì, le nuvole erano piene d'acqua perché il gigante, lavando la sua auto, aveva lasciato il rubinetto aperto. Così con il gigante e il dinosauro, Super Caillou strizzò fuori tutta l'acqua. Saltarono su e giù finché non la tolsero tutta quanta. Squish, squish, squish. Che cosa accadde dopo che ebbero tolto tutta l'acqua? Smise di piovere e uscirono tutti a fare un giro con l'auto del gigante. Con l'auto del gigante. Bene, è una bella storia. Adesso l'abbiamo scritta. Ma non ci sono le immagini. Non ancora. Le immagini dei libri si chiamano illustrazioni. Vorresti che ci fossero nel tuo libro, Caillou? Certo! Caillou fa tanti disegni per il suo libro. L'ultimo disegno è bellissimo. Dopo che si è asciugato, la signorina Martin aiuta a legare le pagine con un filo. Ecco fatto. Complimenti, Caillou. Sei un autore. Questo significa che hai scritto un libro. Chi è che ha scritto un libro? Io! E ho fatto i disegni, le illustrazioni. Vedi? Li hai fatti tu. Sono sicura che sarà una storia davvero emozionante. Lo porti a casa o lo lasci qui in modo che possano leggerlo tutti? Voglio lasciarlo qui. Jason e Jeffrey devono ancora vederlo. Oh, va bene. Ciao, Caillou. Sono veramente orgogliosa di avere uno scrittore in famiglia.